Ciao tesori e benvenuti o bentornati nel mio mondo! Io sono Genia Creations e su questo canale parliamo di arte e creatività facendo scemità, quindi senza prenderci troppo sul serio. Quindi se le creazioni resina di questo Scopriamo non dovessero essere tutta sta cosa, insomma sappiate che è del tutto normale. Dunque, non vedo l'ora di scoprire soprattutto l'effetto fiore, sarà venuto o non sarà venuto, chi lo sa? Andiamo subito a scoprirlo insieme. Scoprire. Eccoci, siamo pronti, siamo carichi. Tra l'altro fuori è una splendida giornata, quindi questo Scopriamo potrebbe confermare o ribaltare la situazione. Ma dai, sono fiduciosa. Allora, iniziamo da questi ciondolini. Vi ricordo che tutti gli stampi che sto utilizzando sono artigianali, realizzati dall'artigiana Gea Creations. Li trovate sia sul suo shop, sia sullo shop Reschimica. Sul suo shop potete utilizzare il codice sconto TESORI15 per ottenere un 15% di sconto sul vostro ordine. Allora, direi di iniziare da questi, che ho realizzato con della resina di scarto. Erano tra le collezioni natalizie, però secondo me sono troppo carini anche per, non so, del tipo bomboniere per battesimi, baby shower, cioè, wow, che bello con questo colore. Dai, sono carini. Altro scartino. Aspe, fermi tutti. Ha già fa foto per la copertina, che puntualmente mi dimentico e devo rimettere sempre tutto negli stampi. Questi sono altri scartini, avevo decorato anche questi, sempre con i pigmenti in flex che ci hanno fatto impazzire ieri. Oh, che carino. Dai, per essere fatto con la resina di scarto, molto molto carino. Poi, cosa vogliamo vedere? Allora, questi, vediamo come sono venuti. Guardate che carini. Questi li tiro prima tutti fuori. No, vabbè, sono troppo bellini, io adoro questo stampo. Devo solo prestare più attenzione la prossima volta agli orsetti. Devo andare un po' a picchiettare la resina con lo stuzzicadenti, perché vedete, nel nasino non viene purtroppo. Perdonate lo smalto sbeccato, ma è tragica la cosa. Con la resina avanzata ieri ho realizzato anche queste zampette, che poi andrò a decorare con la resina UV. Guardate che carine, sono tanto carine, voglio provare a fare la bombatura dei cuscinetti con la resina UV. Ok, iniziamo a scartare le cose serie. Triplice luna con flakes iridescenti. Allora, questa è la prima, bellissima. Un po' trescina, un po' trescina, vabbè, ma lo sapevamo, la sobrietà non ci appartiene. E questa, wow, stupenda, che bella. Penso non ci sia neanche bisogno di andare a rifinire i dettagli perché si vedono benissimo. Vediamo queste. Allora, qui purtroppo per quello che volevo fare io ho colato decisamente poca resina, però guardate, questo è l'effetto sul retro, diciamo, e questo è il front. Per questa volta direi ci facciamo andare bene il front. Poi vediamo la nuvoletta. Allora, no, non ci posso mai credere, io non ci posso mai credere. Che è successo? Perché questa cosa? Vabbè. E anche di questo ci facciamo andare bene questo lato, perché almeno di qua non si vede il flakes rosso. Poi stellina, venuta così, però questa la sistemerò, ve lo farò vedere in un altro video come la sistemo. E di questa ci teniamo questo lato qua, sì. Vediamo il cuore, questi flakes che mamma mia, oh mamma mia. Ecco qua, guardate che bello questo lato, troppo bello, lo preferisco a questo sinceramente. Non lo so, ha un effetto più tridimensionale e bombatino. Poi abbiamo questo tris di sagome effetto geode, alla fine ho colato anche il razzo. Vediamo. Mamma mia ragazzi, ma non sembra una vera drusa, insomma, come si chiamano, druse, geode, ci siamo capiti, che spettacolo. Vediamo la stella, no, la stella per ultimo, che sono troppo curiosa, e quindi per ultimo, capì, per il ragionamento inverso che fa il mio cervello. Questa è la luna, un effetto molto più tenue, però
comunque ci piace tantissimo. Poi questi stampi, come vi ho detto, nello scleriamo, sono veramente semplicissimi, vi vengono sempre bene. No, scusate, cioè, ma tu diventi una collana tipo subito. Aspettate, io ecco qua, guardate che bellina. Non è uno spettacolo, è uno spettacolo. Geal comunque dovrebbe fare uno stampo solo con queste stelline. Cioè, una sola non mi basta nella vita. Ok, di questi super soddisfatta. Cavalcando l'onda dell'effetto Geo, De Drusa, Cristallo e come lo volete chiamare. Vediamo questo. Mamma, oh mio, ma io non so che dire. Non lo so, cioè, dobbiamo parlare, no. Raga, io penso che questo vinca tutto, questo vince il premio come best cristallo che io abbia mai fatto. Ragazzi, è una cosa veramente allucinogena, Vince il premio troppo bello. Basta, ho fatto questi nella vita, basta. Vediamo ora come sono venuti i cuori anatomici. Allora, tiriamo fuori il primo, poi gli altri li tiro fuori tutti insieme. Ecco qui, un effetto molto particolare, perché come vi avevo detto nello scleriamo lo stampo era opaco, però mi piace molto l'effetto con i flakes e il colore su colore. Eccoli qua, stupendi, perché quei flakes vi danno quel leggero effetto tridimensionale, cioè come proprio se il cuore stesse pompando sangue all'interno. Secondo me è stupendo, poi ditemi voi. Vediamo ora il risultato dell'acchiappasole. Allora, tiriamo fuori le nuvolette. Già vedo cose stupende, effetti di luce pazzeschi. Ragazzi, comunque vedete, con la resina basta acchiappare il pigmento giusto, avete fatto tutto. Ecco l'altra nuvoletta. Poi abbiamo tutte le rondinelle da rifinire, realizzate con il pigmento Chameleon Corvus di Reschimica, che è perfetto. Allora, ecco qua, non è rifinita proprio benissimo, ma il risultato finale è questo. Vediamo ora come è venuto il sole. Qui ci sono i ganci per appendere appunto le nuvolette e le rondini. Aspettate, lo voglio vedere un attimo dal vivo. Wow, è bellissimo, è veramente bellissimo, sembra quasi fatto di madreperla, quasi, non è proprio quello l'effetto, però mi dà quelle vibes. Non c'è bisogno ovviamente di andare a rifinire i dettagli, perché quando utilizziamo pigmenti satinati su questi stampi, i dettagli in taglio laser, come vedete, escono subito fuori e... bellissimo. Wagyu, è arrivato un momento, è arrivato il momento. Vediamo. Allora, intanto vi lascio ammirare la trasparenza, la totale assenza di bolle della resina liquid glass di Reschimica. Questa qui, per intenderci. E ora vediamo un po', raga, mamma mia, che ansia! Vorrei ricordare che ho realizzato queste due, ok? Bene tesori, il mio scopriamo finisce qui. Spero tanto che vi sia piaciuto, fatemi sapere qual è la vostra creazione preferita. Anche se, dai, cioè, penso vincerà l'unanimità, però, ditemi voi. Grazie mille per aver visto il video fin qui, vi mando un grandissimo abbraccio, vi auguro un buon sabato, un buon weekend e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!